sottolineatura di alcuni aspetti che sono stati già trattati questa mattina e io li propongo come motivo di occasione di formazione per far capire come la Fraternità Agostiniana ha una grande responsabilità educativa e quindi la trasmissione di quei valori che sono alla base della nostra comunione. Quindi per esempio il primo punto sicuramente è quello di far rinascere nelle persone la convinzione che la nostra comunione è un dato oggettivo, è un dono gratuito che il Signore ci ha fatto donandoci lo stesso Spirito Santo. E quindi la convinzione che sviluppare la nostra fede in questo dono significa appunto costruire una piattaforma comune e diciamo riuscire a comunicare che la comunione di cui noi parliamo non è una costruzione semplicemente nostra, ma ha già una base ed è una, diciamo così, richiede uno sviluppo nella fede su questa base, quindi l'educazione al riconoscere il valore dello Spirito Santo come dono fondamentale, dono che abita in tutti noi, quindi noi siamo già in comunione, no? Noi con il battesimo abbiamo già una nostra comunione che ci collega ed è appunto il dono dello Spirito, quindi sviluppare sempre di più la fede in questo dono dello Spirito. Poi il secondo punto è una conseguenza, no? Cioè se il Signore ci ha donato il suo amore e ce l'ha messo nel cuore, allora vuol dire che noi abbiamo la possibilità attraverso questo amore di amare gli altri con lo sguardo e con l'attenzione e con la misericordia del Signore. Quindi praticamente il passaggio dall'amore che abbiamo nel cuore a vivere questo amore nelle relazioni con il prossimo. E poi la terza considerazione collegata con l'Eucaristia. Anche l'Eucaristia è un altro dei punti base della nostra comunione. Però abbiamo bisogno di evangelizzare di più l'Eucaristia, di comunicare di più il valore dell'Eucaristia, perché non ci limitiamo semplicemente ad una cerimonia, no? La messa come cerimonia, la messa come momento liturgico e basta, poi dopo la vita va per conto suo, no, cioè fare in modo che la liturgia dell'Eucaristia sia una programmazione di formazione e sia anche e soprattutto coinvolgimento nella vita. Sant'Agostino su questo ci ha offerto una testimonianza veramente grande. No? Diceva, mentre sentiva la tentazione di ritirarsi in solitudine, però è rimasto soprattutto pensando al progetto grandissimo che è quello di celebrare l'Eucaristia per la vita e fare in modo che la celebrazione dell'Eucaristia diventi motivo di condivisione nella vita per rendere possibile quello che noi pensavamo sempre che fosse impossibile, no? Quello della moltiplicazione famosa dei pani e dei pesci che ha fatto soltanto Gesù, questo invece dovrebbe diventare l'esperienza di tutta la Chiesa. Questi tre punti proprio per aiutare le persone a crescere in questa responsabilità educativa in tutte le possibili forme che noi possiamo trovare, la famiglia, la comunità, eccetera. Questo mi pare che sia un tentativo di aiutarci a responsabilizzarci di più proprio per comunicare la spiritualità agostiniana nella Chiesa e nel mondo.